Presidente Marsiglio, le elezioni sono imminenti, come si sta lavorando per la scelta dei candidati? Beh, ormai mancano poche ore, si sta componendo il quadro con tutta la coalizione perché, come sapete, sui collegi uninominali bisogna chiudere gli accordi e l'elenco dei candidati in tutta Italia. Ormai attendiamo ad horas che vengano sciolte le ultime riserve. Noi comunque abbiamo in serbo una squadra molto forte, con grandi competenze politiche e amministrative, persone che sicuramente a Roma sapranno rappresentare l'Abruzzo meglio di quanto non sia accaduto nel recente passato, e insieme al Presidente e alla Giunta regionale potranno mettere in campo una squadra di supporto e di sostegno alle esigenze, alle rivendicazioni e ai bisogni di questo territorio, con un legame fortissimo con il Governo nazionale. Io penso che e lavoreremo perché possa vincere il centrodestra e Giorgia Meloni possa essere il Presidente del Consiglio prossimo venturo, con la quale abbiamo un rapporto strettissimo, e questo insieme a lei, una squadra importante di tutto il centrodestra, con legami politici e umani molto profondi tra la classe dirigente abruzzese e quella che andrà a Roma nei ministeri a governare, questo credo che possa darci la spinta in più per portare avanti e concludere i programmi che abbiamo messo in campo per potenziare l'Abruzzo, le sue infrastrutture, i suoi servizi e le sue risorse. Per dirla con una frase, qual è il metodo che state scegliendo in questo momento? Beh, intanto il metodo di costante confronto con il territorio, con i dirigenti del territorio, con le amministrazioni locali, cercando, certo, non esiste il metodo perfetto, nessuno è infallibile, e ci adattiamo anche al sistema elettorale che ci viene dato, e quindi da questo punto di vista cercheremo di fare il meglio, ma io credo che sarà una composizione molto equilibrata e molto rappresentativa del territorio, che permetterà a tutti di dare il massimo dell'impegno per ottenere il miglior risultato possibile.